Oh, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti al Teatro Tosti, conferenza stampa di presentazione dello spettacolo A Christmas Carol, in scena il 1° dicembre e il 2 dicembre, quarta edizione. Diamo subito la parola al sindaco della città di Ortona per un saluto perché deve andare via per un altro impegno istituzionale. Sindaco, siamo di nuovo qui, quarto anno, da qui ripartiamo per un'altra tournée. Pian piano il teatro sta riprendendo la sua vita, i teatri di tutta Italia stanno riprendendo la loro vita e noi ci reinseriamo in questo grande circuito. Grazie Gabriele, grazie alla Compagnia dell'Alba e grazie a Roberto Ciufoli, ormai Grazie. ortonese acquisito a tutti gli effetti. Cosa dire? Insomma, viviamo un momento particolare, un momento con un clima diverso finalmente, anche se purtroppo il Covid non ci vuole abbandonare, ma sicuramente questo spettacolo ci avvicina alle festività natalizie con un clima che tutti respiriamo in un modo diverso. Dobbiamo continuare così. Come ho detto poc'anzi, il teatro è il luogo che ci deve far ritrovare tutti insieme. I cittadini devono andare al teatro, devono andare al cinema perché l'amministrazione ha fatto tanto e continuerà a investire sulla cultura. Io ho sempre detto che anche dalla pandemia se ne esce investendo sulla cultura e questo è un dato di fatto. Grazie a voi che riproponete un musical bellissimo che ha girato tutta l'Italia e dopo con la vostra professionalità, con il valore aggiunto che si chiama Roberto Ciufoli, Grazie. credo che sicuramente riempiremo il teatro, così come stiamo vedendo con il ricco programma e il qualificato programma che avete messo in atto appunto per quest'anno, sta accadendo. Il teatro, io già ho visto un teatro pieno in altre occasioni, il 26 sarà ancora così, quindi insomma tutti stiamo lavorando per promuovere il teatro. Promuovere il Teatro Tosti significa promuovere le eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto la nostra città. E poi con certi personaggi come Roberto possiamo solamente gioirne tutti. Quindi grazie e sicuramente sono certo che anche questa volta il teatro sarà pieno di ortonesi e non E solo. non, E e non non, solo, e eh. non solo. Grazie e buon Bellissimo, lavoro. grazie. Grazie Grazie. sindaco, grazie, Grazie. Ciao, grazie. grazie. Ciao. Grazie. Bene, allora io mi sposto vicino a te, Roberto. Ecco. Sai cosa mi sembra questa scena? C'hai presente quando si presentavano i telegiornali in coppia? Ecco, buongiorno a tutti, Buongiorno, benvenuti ecco, a presentiamoci, facciamo adesso sembra più Striscia la Notizia. questa edizione Questa speciale del facciamo. TG Tosti Mattina. No, scherzi a parte. Allora, Io vorrei io. iniziare con un annuncio proprio, ecco, Sì, prego. piuttosto importante. Insomma, questa è la quarta edizione di Christmas Carol e credo che per me, poi basta, non ce ne saranno più perché visto che voglio far parte della stagione teatrale del Teatro Tosti, che è bellissima, ma fino a che siamo nelle cose, non c'è un altro spettacolo, e basta, non faccio più Christmas Carol, arrivederci e grazie, sì, voglio venire con un altro spettacolo. Ma guarda se è possibile Ma che uno non riesca a venire, capito? Ecco, no, dimmi, adesso giustifica, dai, no, allora, dai, la prova. verità è che come per tanti cult natalizi non è Natale senza Mamma ho perso l'aereo, senza una poltrona per due, non è Natale senza Christmas Carol. Questo è Ma verissimo. l'impegno che noi possiamo prenderci è di ospitarti con un Ma tuo perché nuovo avete spettacolo. una stagione che è bellissima, ma proprio bella, cioè far parte della stagione del Teatro Tosti, insomma, è diventato un fiore all'occhiello, quindi E allora, allora, perfetto, noi ci prendiamo questo impegno e il prossimo anno, oltre a ospitarti con Vabbè, un Christmas vediamo, Carol, casomai con un sostituto, perché Ma si sa sì, mai, a un certo punto l'età Ma avanza, ecco. l'età no, avanza, non avanza niente, c'è tutta proprio. Io te lo dicevo, anche in Camera Caritatis si dice, dico, la cosa che noto più anno per anno è che ci metto sempre meno tempo a truccarmi. E quindi praticamente quelle che prima dovevano essere rughe accentuate, adesso anzi al contrario provo a farmi un po' del botulino perché sennò sembra 120 anni. E quindi, cioè, ma Scrooge era così vecchio, sì, cioè, poveretto, era. Poverino, Poverino, Scrooge. esatto. Allora, prima di invece lasciarti una testimonianza su questo spettacolo, noi dobbiamo fare un saluto importantissimo. Vabbè, eh sì, Eh dai, sì, questo oggi non stavolta è con lo noi. dedichiamo, non è con noi, No, sembra ci ha lasciato, non è ce lo seduto. ricordiamo.
vediamo ancora che saltava, ballava, che cioè, faceva i giri alla seconda, che ancora giri alla seconda. Però, però. Proprio perché salta, balla e si sente, esatto, ancora ragazzino, e lo è. Salutiamo Fabrizio Angelini, che non è con noi oggi e non sarà in scena nel nostro spettacolo perché è impegnato nell'allestimento di Cats, il musical di Weber al Teatro Sistina di Roma. Che infatti ha detto Fabrizio, ha vinto l'audizione, ha detto mo so Cats. Esatto. Cioè, deve fare lo devi salutare tu, però lo devi salutare lo saluto io. Allora, lui, io sono veramente, guarda, felice per lui, perché finalmente in Cats, sapete, è un musical importante, con tutte storie di gatti vari, gatti di strada, c'è cioè la gatta, la gatta è più piccola, la gatta più maliziosa, la gatta e c'è dal gatto piccolo cucciolo fino al gatto anziano. Ecco, Fabrizio ci ha provato nel corso degli anni, ora è arrivato finalmente alla sua occasione, perché farà il gatto anziano, che è un bellissimo ruolo, certo, ma dopo di questo, cioè, il resto c'era, basta, cioè, non può essere il gatto da centro anziani. Quindi Fabrizio farà finalmente, ha vinto l'audizione, è passato proprio per acclamazione, non, sì, per, è vero, questo è non vero. Per raccomandazione o conoscenza semplicemente, che già avrebbe dovuto farlo, perché insomma è talmente, verissimo, bravo e lo conoscono tutti in Italia, quindi gliel'avrebbero dovuto affidare altro che soltanto come Malikaya. Ma insomma lui è veramente bravo e ha vinto l'audizione, quindi fiero di questo a tutto il nostro tifo, quindi andremo a seguire anche la tournée, perciò abbiamo due musical quest'anno, Christmas Carol, che è il nostro, con la regia appunto Fabrizio non ci sarà, e poi andremo a fare gli ultras di Cats, quindi a seguire il nostro regista amico Fabrizio Angelini. Però ci sono anche altri nuovi arrivi, cioè questo è lo spettacolo nostro. È uno spettacolo che gira, si modifica, fa così, con personaggi, con artisti nuovi che arrivano, ma è sempre quello, è inossidabile, indelebile. Inossidabile, ed è la fortuna di questo spettacolo, la bellezza delle musiche di Menken, la bellezza della favola di Christmas Carol, per cui gli interpreti ogni anno, per un motivo o per un altro, per degli impegni, per delle indisposizioni, quest'anno abbiamo avuto due infortuni purtroppo nel cast, a cui auguriamo noi pronta guarigione, si rinnova con questa occasione e quindi saremo ben felici di ospitare altri performer. Questo sì, anche perché anche questo è un segno bello, importante e distintivo, cioè non è che si rifà Christmas Carol ogni anno qua così perché c'è un gruppo di scappati di casa, no, che non saprebbe cos'altro fare, e sono tutti professionisti bravissimi che quindi nel corso della stagione sono richiesti, esatto, in infatti giro, perciò è difficile, anche tu lo sai bene, mettere insieme ogni volta, ogni anno il cast al livello e alla stessa altezza per... Infatti quest'anno noi avremo una nuova signora Cratchit, perché la signora Cratchit delle altre edizioni è impegnata con uno spettacolo della Compagnia dell'Arancia, Once, e quindi siamo felicissimi di doverla sostituire per un'occasione così bella. Quindi... No, tutti fuori classe, adesso esclusi i presenti. Esatto, infatti noi siamo sempre qui, quindi a noi non ci vuole nessuno. Okay. Perché si bussa allora? No, avremo anche un nuovo Jacob Marley, dei bambini nuovi che vi elenco e vi presento, quelli per forza di cose, forza sono perché, insomma, se no altrimenti abbiamo il piccolo Tim che adesso c'ha la barba è partito per far militare, esatto. E avremo quindi in scena Maria Lara Ceri, Irene De Arcangelis, Lea Favino, figlia d'arte, Giacomo Antoncecchi, Alessandro Carulli, Giorgio Ricchiuti, Samuele Di Bartolomeo e Ludovica Civitarese. Bambini che non sono solo di Ortona, alcuni sono di Ortona e altri vengono da tutta Italia. Abbiamo fatto dei provini un po' di tempo fa e sono venuti tantissimi ragazzi, addirittura dalla Sicilia e da Milano, per cui questo ci fa... Anche da New York. Da New York, certo. Insomma, nelle forme di questo spettacolo siamo ancora più felici perché torneremo in dei teatri importantissimi come il Teatro Verdi di Firenze, che è quasi già sold out, questo proprio a certificare sia la bellezza dello spettacolo, però anche un po' i risultati che abbiamo ottenuti. Saremo a Barletta, saremo ad Ancona, saremo a Livorno, saremo al Melzo, saremo a Sondrio, Firenze, Pietrasanta,
insomma una... a casa un giorno forse ci sarebbe... sì, forse sì. E chiaramente ad Ortona, felicissimi di avere nuovamente anche ad Ortona, a quasi 2 settimane dallo spettacolo, un teatro quasi esaurito. Ci sono ancora pochi posti, quindi vi invitiamo a venire ad acquistare gli ultimi biglietti. Cos'è Christmas Carol per te? Ma per me è l'appuntamento proprio, cioè, Christmas Carol è diventata famiglia ormai, e quando dici proprio il Natale si passa in famiglia, per me il Natale si passa, il periodo natalizio almeno si passa con Christmas Carol. È uno spettacolo che ne ho fatti tanti, spettacoli e non per tutti gli spettacoli uno ha lo stesso affetto. Questo è stato un colpo al cuore, so che anche per te lo è stato appena ho cantato la prima canzone, però per me proprio è veramente un piacere, ho trovato davvero amici, famiglia, è quello che diciamo anche nello spettacolo, ma è proprio così. Quindi l'accoglienza anche di una città, perché questo pure significa quello che diceva il sindaco del teatro di Ortona, è un fatto importante. Ortona si è raccolta intorno a un teatro, perché è un teatro che ha dimostrato davvero la possibilità di aggregare una città, perché ci sono realtà importanti che si muovono, di scuola, di comunità, insomma, intorno a quello che dovrebbe essere proprio in ogni centro non soltanto un palcoscenico per portare degli spettacoli sterili, ma al contrario qualcosa che crei un fermento. Quindi essere presente qua per me ogni anno è proprio una cosa che metto come... Allora c'è Natale, c'è l'albero, c'è Christmas Carol e quindi è proprio un piacere enorme. Tornano le meravigliose luci di Valerio Tiberi, le scene di Gabriele Moreschi, i costumi di Marcella Zappatore, le musiche straordinarie di Alan Menken, torna la neve, se non la fa fuori la facciamo noi a teatro. Insomma, ci sono tutti gli elementi per vivere un Natale meraviglioso e per riaprirci alla speranza, come dicevamo all'inizio, che le cose, ecco, possano ripartire con una fiducia e una vita nuova, diciamo così, dopo la pandemia. Beh, direi di sì, insomma, cioè, è ora di riaprire proprio, ma piuttosto che soltanto i posti, le teste proprio, le menti a andare a vivere delle emozioni, perché poi questo facciamo, noi siamo... un termine forse un po' roboante, ma siamo mercanti di emozioni, perciò offriamo emozioni al pubblico che viene a riceverle, e il teatro è questo, senza una parte o l'altra non esiste teatro, è per questo che non c'è possibilità di eliminarlo con qualche mezzo tecnico, con qualche piattaforma, con lo streaming. E il teatro è diventato per questo un fatto quasi rivoluzionario, perché c'è gente viva che davanti ad altra gente viva fa qualcosa e insieme vivono un'emozione e condividono, quindi mi sembra un fatto insostituibile. Noi ringraziamo il Teatro Stabile d'Abruzzo che ci coproduce da tanti anni, e a loro un ringraziamento di cuore, la New Step, Scuola d'Arte, che ha sposato questo progetto con noi sin dall'inizio. Ringraziamo un po' tutti quelli che ci stanno aiutando, tutti quelli che in qualche modo, tutto lo staff, tutte le persone che stanno lavorando, soprattutto in questa situazione particolare di assenza del nostro Fabrizio, che ci affida, ecco, anche enormi responsabilità, perché metteremo in scena lo spettacolo con pochissimi giorni di prove. E non resta che, ecco, invitarvi a teatro, e venirlo a vedere, sostenere il teatro. Noi torneremo in scena anche con Piccole Donne nel mese di gennaio. E da lì partiremo con un'altra tournée per far vedere uno spettacolo a cui ci siamo anche affezionati, perché Piccole Donne è stato un altro piccolo gioiellino, ecco, realizzato dalla Compagnia dell'Alba. E grazie a Roberto, ecco, grazie, scherzi a parte, grazie per la tua simpatia, disponibilità. Quest'anno sei più intonato, quindi vuol dire che... Ma succede, guarda, perché è vero? Sono i primi 25 anni, poi dopo uno capisce. Esatto, ma si vede che c'è stato un percorso di crescita, non solo adesso di rughe, no, ma anche... No, tu vedrai. Stupiremo tutti con effetti speciali. Se non ci sono domande, noi vi... Dimmi, ricordiamo gli appuntamenti, giusto?
1 dicembre e 2 dicembre, 20 e 45, Teatro Tosti a Christmas Carol. Vi aspettiamo con delle sorprese, perché chiaramente quest'anno con il teatro abbiamo cercato di accogliere gli spettatori sempre con delle sorprese nel nostro foyer. Troverete un teatro addobbato, come vedete c'è già l'albero di Natale pronto, ce ne sarà uno in scena, ci saranno altri addobbi dentro, ci saranno delle degustazioni, ci saranno insomma delle novità per farvi sentire ancora più a casa. Ci saranno anche gli aperitosti, non in occasione di Christmas Carol, ma in occasione di sabato 26, dove ci sarà lo spettacolo di prosa con un guanciale e Montanari. Che gliel'ho detta così, faceva cioè, l'aperitivo con guanciale, cioè se fa la carbonara. Lino Guanciale, questi sono due attori, porca miseria, capito? Lino Guanciale e Francesco Montanari, altri che aperitosti, sono tosti loro. Grazie che mi hai sollevato da questo impasse. Bene, torna la favola, anche questa degli aperitosti, perché è una favola. Ma gli aperitosti è bello come noi, non mi piace. Guarda, andasse allo spettacolo un po' così, ma possiamo veramente aprire un locale. L'aperitosti è... difficile andare avanti con Roberto a fianco. Comunque sì, un'ora prima dello spettacolo, ecco appunto la prima serata in cui torneranno gli aperitosti sarà proprio lo spettacolo di sabato sera, uno spettacolo che vedrà un sold out già da qualche mese, quindi siamo felicissimi che alcuni grandi nomi abbiano riportato tanto pubblico a teatro, ma è stato semplicemente un trampolino di lancio, perché anche gli altri spettacoli stanno ottenendo un grandissimo successo, di questo siamo felicissimi. Allora approfitto anche per dirvi che l'11 dicembre tornerà il Teatro Dialettale, che mancava da 15 anni ad Ortona. L'anno scorso è stata fatta una prima prova con gli amici della Ribalta di Lanciano, quest'anno hanno organizzato una rassegna loro proprio con quattro compagnie, una gli amici della Ribalta, altre tre provenienti dal territorio nazionale. Ci teniamo molto, l'11 dicembre torna il Teatro Dialettale, quindi vi do questi appuntamenti e vi saluto, e Roberto anche vi saluta, salutali. Saluto. Grazie a tutti, buona giornata.